Volevo farvi vedere un video di Lady Gaga che era particolarmente interessante perché ci faceva vedere la capacità che ha Lady Gaga di gestire una community di 20-30 milioni di persone sui social media, e io la cito sempre come il miglior esempio di community manager al mondo, no? E ci fa anche capire, se fossimo riusciti a vedere questo video, ci fa anche capire quanto è diverso il lavoro di Lady Gaga rispetto alla promozione discografica, alla promozione di una star, di una celebrity di 5-10 anni fa, no? Baba yetu le binguni yetu yetu amina baba yetu yetu le unjina la kueli tu kuzbe baba yetu yetu le binguni yetu yetu amina baba yetu yetu le unjina la kueli tu kuzbe tupele uchakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu Eliana, se vediamo anche il secondo video, in questo scenario dove, no, i numeri e le cifre ormai sono enormi, come ci si muove? Secondo me l'esempio perfetto è come si muove Lady Gaga. Questo video dura un minuto e poi vi presentiamo i nostri ospiti e iniziamo a... Cut to
sperimentale, no? Cioè, con l'ironia del caso, con il suo talento artistico e con un livello di identità, lei e il suo staff evidentemente, un livello di identificazione con la community totale in qualche modo. Per me Lady Gaga è la miglior community manager al mondo, al di là di quelli di Groupalia che oggi sono incappati in una figura di notevole, diciamo, è un benchmark assoluto. Peraltro, non solo secondo me, perché questo video che avete visto non è un video di Lady Gaga, ma è uno spot di Google che ha scelto Lady Gaga come testimonial di internet, di tutti i suoi prodotti e quindi praticamente della rete. E alla fine del video Google chiude, è una pubblicità di Chrome, ma di fatto ci mostra Chrome, YouTube, tutti i prodotti e i servizi di Google, chiude dicendo "The web is what you make of it". No, la rete è ciò che voi ne fate, o che noi ne facciamo, o che voi ne fate anche aziende, oltre che noi persone e consumatori, no? E quindi ci dà un messaggio che è politico, non è neanche più solo mediatico o commerciale, no? E ci dice internet è uno spazio di progettazione, di partecipazione, e avrete quello che seminerete, non so come dire, quello che darete vi ritornerà in qualche modo. E Lady Gaga è perfetta in questo, perché nel suo spirito totalmente identificato con lo spirito della rete di community management, lei ottiene tantissimo, ma perché dà anche tantissimo, no? In qualche modo. Allora, è evidente che questo, sia per un artista che però ha una struttura un po' più snella, ma anche per un'azienda, è una provocazione, è una sfida non da poco, perché mette in discussione il modo e le fondamenta in cui si fa la comunicazione e il marketing, sia nella concezione, nella strutturazione del messaggio. No, il messaggio pubblicitario fatto chiuso in scatolato, sparato fuori, eccolo qua, mentre qui è costruito e condiviso, e sia negli equilibri rispetto al consumatore passivo, no? Rispetto a quello di una community. Allora, abbiamo qui tre importanti aziende, torinesi peraltro, o residenti a Torino, quindi con questo ci piace anche riconoscere lo sforzo e l'organizzazione del festival, al quale vorrei fare un po' di domande, e siete liberi di farle anche voi, loro sarebbero felici di rispondere anche alle vostre domande alla fine dell'intervento, in qualunque momento abbiate una curiosità da approfondire, per capire come questo processo di cambiamento sta avvenendo all'interno delle aziende, no? C'è Marco Este, che è il Digital Marketing Manager della Stampa, Antonella Lanfranco, responsabile marketing di Bacardi e Martini, e Maurizio Spagnulo, che oltre ad essere il direttore comunicazione di Alfa Romeo, è responsabile digital marketing di Fiat Group Automobiles, quindi Fiat, Lancia, Alfa e quant'altro. Intanto benvenuti, farei un applauso per la vostra presenza. E comincerei a chiedervi, mi rispondete, parti tu Maurizio che è il microfono, uno dietro l'altro, come è organizzato lo staff che si occupa dei social media, del digital nella vostra azienda? Quante persone sono? Che compiti hanno? È, secondo me, è una cosa importante da capire, da farsi un'idea, no? Sì, vabbè, l'evoluzione del... Innanzitutto buongiorno a tutti. L'evoluzione del nostro team ha seguito un po' le diverse fasi dell'area social. La prima fase è stata quella del dilettantismo allo sbaraglio, cioè le prime pagine Facebook sono nate come voglia di mettere in Facebook delle pagine che non erano assolutamente ufficiali, ma che poi col tempo lo sono diventate. Le prime pagine sono state le prime pagine, quelle di 500, poi quella della Lancia, poi quella dell'Alfa. In alcuni casi, in certi paesi, sono nate in realtà spontaneamente da appassionati e poi sono diventate addirittura le pagine ufficiali di un marchio. E quindi all'inizio non c'era nessuno in realtà che lo faceva ufficialmente. Le prime pagine sono uscite grazie, diciamo, a degli appassionati del mondo digitale all'interno dei singoli brand, ma nemmeno all'interno di un'area strutturata del digitale. Chiaro che parliamo di molti anni fa. Poi la nostra struttura, che è una struttura invece di marketing digitale, adesso ufficiale all'interno del gruppo Fiat, che segue tutti i marchi del gruppo Fiat, quindi Fiat, Fiat Veicoli Commerciali, Lancia, Alfa Romeo e Jeep, ha assunto una struttura molto più chiara, e quindi ogni persona che seguiva quindi un brand seguiva anche la parte social. Adesso abbiamo fatto ancora un passo avanti, perché ogni persona segue tutte le attività di comunicazione, compresa
quella social, ma abbiamo anche una persona che è Alberto, che è qua in prima fila con noi, che invece passa il suo tempo a dedicarsi al social. Lui è l'uomo più social del mondo, con lui mi trovo molto bene perché siamo entrambi piuttosto social, però lui è quello che da là ha le iniziative e controlla anche che queste iniziative si evolvano nel modo giusto, ci aiuta anche a scoprire le nuove attività social. E, dal punto di vista invece dell'organizzazione del social, discorso ovviamente un po' più complicato perché appunto avendo così tanti brand e così tante presenze nei vari mondi social, non so se questo magari lo affrontiamo più avanti. Comunque diciamo che adesso nel nostro ambiente il mondo social quantomeno ha un riconoscimento anche organizzativo. Lo dico perché comunque potete ben immaginare in aziende quantomeno come la mia far parlare messaggi di carattere social non è stato facilissimo ancora adesso, non è facile, anche se devo dire è importante il fatto che il più importante riconoscimento l'abbiamo avuto recentemente quando l'amministratore delegato del gruppo Fiat ha fatto capire in maniera chiara di seguire il mondo dei social, seguire certe attività di Twitter e paradossalmente alcune aree dell'azienda che non conoscevano il mondo social si sono fatte prendere e quindi questo ci ha permesso di dare un posizionamento all'interno dell'azienda più concreto, più chiaro, più definito. Ripeto, avendo anche tante attività, adesso non era possibile non avere un'area dedicata. Ribadisco però anche che essendo che nel corso del tempo le attività social si sono totalmente integrate con le altre forme di comunicazione digitale e non, tutte le persone che all'interno della mia struttura seguono i singoli brand dal punto di vista digital seguono comunque anche tutte le attività social proprio per questa completa integrazione delle attività. Grazie Maurizio. Antonella, come siete organizzati invece in Bacardi Martini? Allora, prima di tutto volevo solo dare un'idea della dimensione rispetto a Fiat. Fiat e tutto il gruppo qui hanno gli headquarter, quindi voi coordinate la parte digital per tutti i paesi, mentre qui in Italia il gruppo Bacardi Martini, quindi la società più conosciuta come Martini Rossi, quello che noi seguiamo qui in Italia è il mercato italiano, quindi io vi racconto quello che succede sul mercato italiano. Sul mercato italiano dove noi, devo dire, abbiamo iniziato abbastanza presto a zampettare, dico io, su internet, come tutti, mettendo una persona dedicata a questo tanti anni fa, direi agli esordi di quando iniziava appunto a diffondersi l'uso del web, e come tutti abbiamo iniziato a fare i siti, senza capire bene poi questi siti che utilizzavessero. E poi negli anni, devo dire 4 anni fa, abbiamo iniziato a lavorare su Facebook e ci siamo organizzati con una persona che è un digital specialist, che è qui l'Elisa Marenco davanti a me, e con lei c'è appunto anche un'altra persona che fa un po' di coordinatore di vari paesi. Di fatto il gruppo, la capogruppo in termini di attività digital è organizzato con un ufficio abbastanza corposo, saranno circa 10 persone su a Londra. Quindi a Londra vengono attivate le attività che sono diciamo global e che noi a livello locale, quindi in Italia, recepiamo. Ma oltre a recepire queste attività, devo dire, ci sono tante attività che ci siamo inventati noi. Infatti l'Italia, e per noi è un po' un fiore all'occhiello all'interno del gruppo, è la società più attiva su web, è quella dove le nostre marche hanno più fan che negli altri paesi. E quindi la struttura, se vogliamo, in Italia è abbastanza snella proprio perché la società italiana non è così grande, quindi abbiamo diciamo una persona e mezzo, però noi ci appoggiamo tantissimo a dei nostri partner esterni. E tutto viene chiaramente controllato, briefato da noi in modo continuativo. Per noi
sta crescendo, forse vado un po' in là nel tema, sta crescendo molto la sensibilità non solo su internet ma sul mondo Facebook, e proprio l'anno scorso all'interno del gruppo a livello globale è stata data proprio dal nostro CMO, da responsabile marketing a livello global, proprio la spinta e l'input di andare più in modo deciso sui social, soprattutto perché noi abbiamo delle marche che sono molto forti e devono essere molto forti sul mondo dei giovani. Non è possibile oggi comunicare ed essere rilevanti su un target giovane se non si è sui social network. Questo, e mi aggancio a quanto diceva prima Spagnuolo, è un cambio culturale non solo per chi fa marketing, ma per tutta l'azienda, perché voi figuratevi avere la forza vendita, noi abbiamo un grande numero di venditori sul territorio che vanno a coprire i bar in giro per l'Italia, i quali sono abituati chiaramente ad andare dai clienti e dice: guarda, compra questo prodotto che c'è la campagna pubblicitaria in televisione, la vedrai, e con la campagna pubblicitaria in TV tu venderai tanto, perché questo succedeva in passato. Immaginatevi cosa è stato, penso ricorderete, No Martinino Party, quando è uscito noi abbiamo triplicato le quote di mercato e quindi i venditori andavano tutti tronfi dai clienti e dirgli: guarda, c'è di nuovo la campagna in TV. Adesso mandare i venditori dai clienti e dirgli: guarda, facciamo una grande attività su Facebook, e l'altro, cioè, chiaramente non riesce a valorizzare, a capire qual è il portato di questa attività. Quindi anche per noi marketing, spiegare la forza vendita, che cosa vuol dire essere su Facebook, è un lavoro che stiamo continuamente facendo. Proprio 2 mesi fa noi eravamo in questa sala con la forza vendita italiana, le abbiamo spiegato le attività sull'anno, dove ci saranno di nuovo delle attività, una parte proprio è partita ieri, delle attività grosse su Facebook di reclutamento di fan, e abbiamo dovuto spiegargli, fargli vedere i numeri, che cosa vuol dire andare su Facebook, perché ci stiamo andando. È un cambio culturale importante che credo tante aziende in Italia stiano facendo e che però oggi è necessario. Lascio. Grazie Antonella. E Marco invece, un cliente diverso, un editore, e quindi non un produttore di beni fisici, che siano automobili o che siano drinks, diciamo, ma un editore peraltro doppiamente legato al mondo del web, perché non solo il web è un canale promozionale, ma sta diventando anche la vostra rete distributiva in qualche modo, no? Per cui nel caso tuo ci sono 2 livelli di lettura, no? Dell'impatto. Allora, per parlare Facebook, social, tutto ciò che in questi anni abbiamo visto crescere, svilupparsi in modo sorprendente, vorrei leggervi la prima pagina del sito astampa.it. Oggi è stata una giornata molto tragica, con eventi che hanno notevolmente travolto l'Italia. In apertura del sito leggo: la terra trema, ancora scossa in Emilia, almeno 15 morti nel Modenese. Vado avanti e vedo la diretta Twitter, Storify, e la citazione di una fotografia di Instagram. Quindi, per farvi capire quanto ormai l'informazione è totalmente collegata al mondo dei social network, e quanto un giornale viva i social network non tanto come semplice promozione o modo per far crescere il proprio brand, ma proprio come fonte vera e propria dell'informazione, come modo per andare a raccontare i fatti che tutti i giorni noi andiamo a vivere. Twitter per i giornalisti è il modo in cui poter sviluppare le loro idee, poter farsi conoscere, ma anche raccogliere spunti. Noi, quando durante la fiera del libro, non so se avete visto, abbiamo anche lanciato una simpatica iniziativa che voleva invitare tutte le persone che passavano davanti allo stand di inviare una loro riflessione, una loro idea sulla primavera digitale. E in 3-4 giorni abbiamo, con il tag, l'hashtag Primavera Digitale, ricevuto più o meno 35-40 mila messaggi.
sono cifre che comunque che fanno riflettere, perché se 35-40 mila persone nell'arco di 2-3 giorni a Torino hanno l'idea, hanno la voglia di condividere le proprie idee sul tema anche comunque non facile come la primavera digitale, vuol dire che effettivamente questi social network non sono unicamente un luogo in cui le persone vanno a divertirsi, un luogo di divertimento, ma diventano delle proprie agora virtuali in cui si può parlare, in cui si può confrontarsi, in cui si può andare a far crescere il modo di fare informazione. Noi non abbiamo una struttura articolata, non abbiamo degli obiettivi di vendite o di promozione forte come avete voi della Martini piuttosto che di Fiat, ma a noi ci piace sempre di più sperimentare, sempre più lavorare nei mondi social per cercare di creare un nuovo modo di fare informazione, un nuovo modo di comunicare con i nostri lettori. Tutti parlano della crisi dell'editoria, tutti parlano di dire cosa sarà il giornale fra 10 anni, tutti dicono la carta è finita e già sepolta. No, la carta per fortuna è ancora un oggetto che noi tutti amiamo, che noi tutti acquistiamo, però è un oggetto limitato, la carta ha un inizio e una fine e quindi il giornale non può evolvere come evolve il mondo digitale e non può diventare soprattutto una fonte di interazione con i propri lettori. Un giornale come La Stampa vive e lavora sui social network soprattutto per andare a sviluppare un rapporto diretto con i propri lettori. Se noi in futuro saremo in grado di, non dico di arrivare a creare un giornale in base ai gusti, in base alle idee degli utenti di Facebook piuttosto che di Twitter, ma di imparare ad ascoltare quello che gli utenti di Facebook e Twitter dicono o propongono, magari riusciremo anche a fare un giornale diverso, un giornale che è capace di rispecchiare maggiormente la realtà del paese. Purtroppo tante volte i giornali tendono un po' a isolarsi, a diventare dei mondi staccati dalla realtà. L'apertura dei social network, lo sviluppo dei social network ha permesso di superare un po' questo limite e di creare proprio un dialogo diretto e immediato fra i giornalisti e i lettori. Quando noi abbiamo iniziato la nostra avventura sui social network, ormai 4 anni fa, era una cosa quasi giacobina, che di nascosto noi nel marketing abbiamo aperto una fanpage sopra Facebook, poi su Twitter, di nascosto, i giornalisti non dovevano saperlo. Ora il rapporto si è totalmente ribaltato, nella homepage della Stampa in alto a destra ci sono tutti i loghi dei social network in cui noi siamo presenti e i giornalisti stessi vogliono essere i primi a conoscere, sperimentare tutti i nuovi vari social network. Questo è molto bello perché comunque è la dimostrazione di come l'innovazione tecnologica, il mondo digitale può uscire da piccole realtà, può uscire da luoghi comuni, può uscire da blocchi mentali molto forti nelle persone e anzi diventare la spinta per andare a evolvere un oggetto come può essere piuttosto un'automobile, come può essere magari un modo anche per divertirsi, può essere un drink o altro, o noi come fare informazione. I social network devono diventare anche una fonte per far crescere idee, far sviluppare progetti. Questo è quello che noi come editori vogliamo fare. Ecco perché non è che, parlando di struttura, che è un po' la domanda iniziale, non è che abbiamo una struttura definita, ma tutte le persone che lavorano nel marketing e buona parte delle persone che lavorano in redazione, tutti lavorano sull'aspetto social. Quasi tutti i giornalisti hanno un profilo Twitter, anche noi abbiamo creato una pagina in cui è possibile vedere tutti i profili Twitter dei nostri giornalisti. In occasione delle Olimpiadi lanceremo un'applicazione in cui andremo a raccontare
le Olimpiadi attraverso tutti i tweet dei nostri giornalisti, dei sportivi, degli atleti e delle principali organi di informazione che seguiranno le Olimpiadi. Racconteremo le Olimpiadi attraverso il mondo social, attraverso Twitter. È una prima sperimentazione di cercare di raccontare un evento così importante come le Olimpiadi attraverso la rete. Non ci sarà nessun contributo di nostri giornalisti, nessun articolo, nessuna fotogallery dei nostri giornalisti. Le Olimpiadi saranno unicamente raccontate attraverso i tweet. Questo per dirvi quanto l'informazione, quanto il fare informazione sta cambiando e si sta mutando proprio grazie alla spinta dei social network. Grazie della testimonianza, Marco, e complimenti. Molto interessante, quindi tre modelli molto diversi tra di loro, no? Ci raccontate un po' dove si trova sui social media la vostra azienda, dove è Fiat, su quali social media è, su quale è l'ultimo che avete aperto, qual è quello che state pensando di aprire e qual è il caso, i casi, l'applicazione, il progetto più interessante che va ricentrato in qualche modo sui social media che avete fatto, così diamo anche una mappa, un'idea, poi magari vi vengono a trovare e guadagnate qualche follower in più da questa giornata. Sì, volentieri. Una cosa volevo solo fare, ancora un commento sul mondo social in generale. Il mondo social ovviamente ha un potenziale che è impressionante, no? L'abbiamo visto dai numeri di prima, cioè delle cose mostruose, però evidentemente bisogna avere qualcosa da dire. Cioè, Lady Gaga è ovvio che è brava e ha sicuramente qualcosa da dire, per cui ha un sacco di follower ed è in grado di sostenere quello che ha da dire, quindi ha qualcosa da dire e lo sostiene bene. Questa è un po' la regola per poter fare qualcosa di buono sui social. Pensate soltanto a voi stessi, molti di voi avranno sicuramente un profilo Facebook, molti di voi magari postano delle cose, molti di voi avranno, che ne so, 400, 500, 600, 700 amici, però poi quanti like magari avete di una cosa carina che avete postato? Magari 5, 10, 15. Questo per dire che il potenziale è enorme, però nel momento in cui si entra nella logica di un'azienda e questa azienda vuole comunicare attraverso i social, non è così facile. Quindi capisco per esempio i venditori di Antonella che dicono sì, ma faccio una pubblicità, la vedono tutti, belle che fatto. Attraverso il social è tutto più complicato, proprio perché essendo un'operazione che nasce dal basso, deve combattere con tante cose. Quindi se sei veramente bravo e porti avanti delle iniziative veramente forti, riesci a costruirti un evento, un'iniziativa, una notizia, un contenuto che può fare breccia. Ma ripeto, costruire poi grandi numeri sono in pochissimi a farlo. Io ricordo all'interno della mia azienda le operazioni che erano state fatte pubblicitarie all'interno del Super Bowl. Il Super Bowl è quel momento pazzesco negli Stati Uniti dove ci sono, c'è l'evento Super Bowl del football americano, ma all'interno ci sono poi 15-20 minuti di pubblicità e quella pubblicità viene poi rilanciata su tutto il web. E tipo l'operazione di quest'anno con Clint Eastwood e quella dell'anno scorso con Eminem hanno avuto un seguito pazzesco, ma perché alla base c'era poi un grande contenuto, cioè un contenuto che aveva potenzialmente un effetto molto 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 forte. Quindi bisogna, è necessario anche per un'azienda essere presente sui social network, ma d'altra parte poi animare questi social network non è uno scherzo. Noi per esempio siamo presenti, diciamo, abitualmente su tutti i social network classici, quindi scontato Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, da pochissimo siamo entrati anche su Pinterest. Ne ho dimenticato qualcuno? Boh.
Comunque, diciamo, quelli base, diciamo, li presidiamo tutti quanti. Questo per, diciamo, per le azioni, diciamo, continuative. Poi è chiaro che a seconda dei casi, a seconda delle iniziative, sfruttiamo, ci appoggiamo a delle idee intriganti, per intriganti di social magari un po' particolari, per sviluppare delle iniziative nuove. In questo momento stiamo lavorando per il lancio della 500L, che è la 500 quella un po' più grande, un po' più lunga, che verrà lanciata in Italia e anche all'estero da ottobre in avanti, e una parte delle attività saranno sicuramente social e utilizzeranno tutti i canali tradizionali, anche se ogni canale tradizionale spesso cerchiamo ovviamente di utilizzarlo nella maniera più anomala possibile, originale possibile. Però posso già dire che stiamo lavorando su altri social network un po' più nuovi, un po' più diversi, quelli che possono essere più coerenti con quel determinato tipo di lancio e che completeranno l'offerta di dialogo con gli utenti, con i navigatori, per poter parlare di quel determinato modello. Pinterest sicuramente è l'ultimo invece sul quale siamo entrati. Siamo entrati, credo lo conosciate tutti, penso di sì, è una community che assomiglia a Flickr, ma in realtà è abbastanza diversa, raccoglie immagini, ma lo fa in un modo diverso, perché innanzitutto è un po' meno database delle foto delle vacanze, è un po' più sofisticato, un po' più attento alla qualità. Ci sono anche aziende che vendono le proprie immagini attraverso Pinterest. Noi abbiamo fatto una serie di board per i diversi marchi, ognuno con la sua identità, con il suo posizionamento, quindi non so, Lancia più legato al mondo della moda oppure del cinema, oppure le immagini delle macchine sono immagini molto belle, in bianco e nero, sofisticate. Alfa Romeo un po' più grintosa, al collegamento con i suoi, le sue aree di posizionamento, ci sono delle aree dedicate all'automobilismo storico, perché l'heritage di Alfa Romeo è particolarmente forte. Jeep è presente con delle aree più selvagge, più wild, perché il mondo di Jeep è molto più appunto legato alla natura, ai viaggi però quelli un po' più aggressivi. Fiat dipende, ha delle immagini più easy, molto più legate alla quotidianità, alla famiglia, e anche in questo caso, in alcuni casi legati anche a certe parti dell'automobilismo storico. E tutto questo è alimentato anche dai fan, perché comunque Pinterest, ovviamente, come tutti gli altri social, è bello proprio perché c'è una condivisione. Sì, anzi, spesso i fan arrivano prima, no? In questi spazi spesso se tu fai una ricerca trovi già un sacco di cose, di foto che ti riguardano, perché poi voi due avete dei marchi storici fantastici per le mani, tu hai citato Lancia, Fiat, Alfa Romeo, Martini, Bacardi, cioè sono delle marche famose in tutto il mondo e con anche delle immagini molto forti, per cui poi spesso la passione delle persone arriva prima delle aziende e l'azienda finisce per fare giustamente il curatore di quello spazio, no? E organizzarlo e a coltivare una community. La pagina, no? Facebook di Alfa Romeo in Portogallo in realtà è la pagina di un appassionato che è arrivato prima di noi e la sta gestendo talmente bene che lavoriamo insieme. È diventata la pagina ufficiale di Facebook in Portogallo. Mi aggancio a quello che dicevate, perché anche a noi è successo nel 2008, quando più seriamente abbiamo deciso di approcciare, più seriamente nel senso in modo più sistematico, abbiamo deciso di approcciare Facebook e abbiamo scoperto che c'erano già 100.000 fan di per sé arrivati da tutto il mondo, quindi noi dall'Italia abbiamo iniziato a gestirli. Poi col tempo i vari colleghi dei vari paesi, ognuno si è preso la sua fetta, diciamo. Attualmente noi siamo molto concentrati appunto su Facebook, dove Martini è il prodotto alcolico con il più alto numero di fan in Italia, ne abbiamo 400.000. Poi abbiamo Bacardi, sono circa 200.000 fan, 250.000 fan,
300, mi stai dicendo. Escono così in fretta che dall'ufficio a qua sono aumentati di 50.000. E poi siamo presenti su Twitter. Su Twitter devo dire, inizialmente l'abbiamo usata più come base di appoggio per i blog, per i blogger, e soprattutto su Bacardi, ma anche su Martini ci stiamo attivando di più su, anche su Twitter. Abbiamo utilizzato Netlog, tu ce l'avevi Netlog? Non ce l'avevi, almeno uno, perché loro sono ovunque. Invece su Pinterest sei arrivato prima tu, perché noi siamo guardando anche a Pinterest. Comunque buttiamo un occhio anche sempre a quello che fa Fiat, perché sappiamo che sono molto attivi. Allora, noi siamo, adesso siamo, devo dire, fondamentalmente concentrati su Facebook. E lì abbiamo lanciato un'attività grossa l'anno scorso, come dicevo ieri, ne abbiamo lanciato un'altra. Perché? Perché sul target che noi stiamo cercando, che sono fondamentalmente 18-25 anni, 18-30 anni, lì veramente loro raccontano la loro vita, e per il tipo di prodotti che abbiamo noi, per l'aspetto emotivo anche che rappresentano, per noi è molto importante essere prima di tutto lì. E poi ci hanno cercato anche prima di tutto lì. Quindi abbiamo fatto delle attività, una in particolare si chiama Kisser Casting, l'abbiamo fatta l'anno scorso, non so se qualcuno di voi l'ha vista. Comunque, semplicemente cercavamo il protagonista dello spot Martini sul web, però abbiamo fatto questa ricerca, peraltro non è un'attività originale, perché l'hanno già fatta in mille, mentre la facevamo noi, la facevano tanti altri. Però mentre gli altri semplicemente dicevano candida di diventi il protagonista dello spot, noi abbiamo girato la comunicazione in modo più divertente dicendo ci sono 10 donne da baciare, ti diamo 150.000 euro. E quindi questa cosa ha generato, come potete immaginare, abbastanza rumore, al di là del fatto che noi abbiamo fatto anche uno spottino in televisione che raccontava questo. E quindi le persone dovevano andare su Facebook sia per candidarsi, e quindi c'era uno spazio dove potevano uploadare il loro piccolo video, sia per andare a votare i candidati. Questo è stato fatto a livello europeo. Quindi c'erano le classifiche con i candidati di tutti i paesi, quindi ciascuno c'ha anche la gara tra i paesi, e ha avuto grande successo perché ha portato praticamente a livello globale Martini da avere i 100.000 fan che noi avevamo, appunto, gestivamo dall'Italia, ad averne 1.250.000 a livello global, che probabilmente non è un numero esagerato tenuto conto di altre marche o di quello che ad esempio ha fatto Lady Gaga, però quello che è stato per noi impressionante è stata la velocità di risposta, perché tutto questo in pochissimi mesi. Sulla scia di quello, di questo successo, stiamo lanciando un'altra operazione che chiamiamo Royal Casting, a questo punto dedicato alle donne. Non cerchiamo il baciatore, ma cerchiamo una ragazza la quale sarà protagonista dello spot di nuovo Martini, vince 150.000 euro più 12 paia di scarpe fatte apposta per lei da Louboutin, che è uno, forse non lo conoscete, uno degli stilisti di scarpe adesso più di moda, e anche 12 abiti fatti su misura per lei, quindi oltre a partecipare all'interno dello spot. Quindi facciamo il casting anche live. Quindi ci sarà una sessione a Milano dove le ragazze potranno venire, come nel caso del Kisser Casting avevamo fatto un casting live anche a Milano, quindi c'erano i ragazzi che venivano, uploadavano le foto. Quindi per noi queste sono grandi operazioni prima di tutto di reclutamento, perché poi il lavoro difficile e complicato sul quale ci siamo veramente sperimentando continuamente, e l'utilizzo e la relazione con questi fan, perché è chiaro che è difficile e molto importante raccoglierli. Questo tutte le aziende lo sanno, infatti tutte le aziende, non dico del mondo, ma molti si stanno attivando in quel senso. La difficoltà sta proprio nel creare poi invece la relazione dopo, una volta che li hai reclutati. Questo è, credo, la nuova frontiera che tutte le aziende stanno, noi stiamo attivando al di là chiaramente del fatto di mandare delle offerte,
tenere, scrivere, riconoscere e rispondere a ciascuna persona, quindi non dare solo dei messaggi generalizzati a pioggia, ma far sentire ciascuno ascoltato. Questo crediamo sia molto importante e anche difficile, perché chiaramente noi non possiamo, seguiamo attraverso Elisa con i nostri partner tutte le attività, ma ci piacerebbe con i consumatori poter veramente uno a uno poter parlare, dire le cose che veramente interessano, ci interessano e vogliamo dire, però capite che è una mole di lavoro importante quando i numeri diventano grossi, però crediamo assolutamente sia un lavoro fondamentale. Sto andando troppo in là con i tempi? No, assolutamente, poi volevo dire che la gente sia già tutta lì, l'abbiamo visto, no? Dai numeri del video iniziale, quindi è evidente che è un processo di adeguamento che dobbiamo tutti fare, continuo, per traghettare il nostro marketing da su uno spazio che sta risucchiando dentro di sé tutta l'attenzione, no? Delle persone che ormai è dentro gli iPad, dentro degli iPhone, no? E quindi quello che stiamo cercando di fare proprio in questi giorni, ad esempio, delle attività per cui cerchiamo di mandarli nei locali, e nei locali in cui vanno a fare l'operazione semplicemente perché ha l'application di check-in. Chi fa il check-in ottiene un piccolo regalo, comunque un incentivo a assaggiare quel prodotto, un altro. Quindi cerchiamo il più possibile di attivarli e non tenerli, perché sappiamo che è un patrimonio. Però devo dire che teniamo gli occhi molto aperti nel capire come al meglio tenere viva questa relazione, che sono convinta debba essere il più possibile autentica, nel senso di veramente cercare uno scambio che abbia un significato anche per le persone, non sia biecamente della vendita, perché credo che oggi la gente stia cercando quello da una marca per cui è appassionata, non solo il fatto che ti dia l'offerta, ma anche capire un po' di più e sentire la vicinanza e appunto la relazione con la marca. Credo che questa sia l'altra cosa molto importante da dire e sulla quale... della quale siamo convinti. Ma su cui poi torniamo senz'altro, perché è un tema fondamentale. Grazie anche per il caso del Kisser Casting. Anche tu, Maurizio, avevi dei casi da raccontarci, so che hai delle slide, facciamo raccontare a lui e poi vediamo le tue slide, poi faccio l'ultima domanda. Invece dove ho visto che avevi una finestra aperta piena di icone, dove troviamo la stampa? Allora, la stampa, bene. Oltre a Pinterest, già citato. Bella questa sfida, che io c'ho Pinterest, manca questo. Noi va da sé, poiché lavoriamo, come dicevo prima, molto nel giornalismo collaborativo, partecipativo verso i nostri lettori, stiamo molto sperimentando Storify, che oggi controllavo è crashato a causa del terremoto, di conseguenza non è, diciamo, è un social network ancora abbastanza giovane, quindi sta avendo dei problemi di giovinezza. Però per noi è molto interessante, perché attraverso Storify è possibile creare una storia in cui testi e fotografie inviate dagli lettori vengono selezionati dai giornalisti. Quindi c'è un nostro giornalista, una persona che si occupa della verifica dei contenuti, che seleziona tutti i contenuti che vengono postati sulla rete, che sia Twitter, che sia Facebook, che sia Storify stesso, e vengono poi selezionati e pubblicati all'interno, appunto, di una storia. Questo è un modello per noi sicuramente molto interessante, perché ci permette di sintetizzare e visualizzare in modo abbastanza semplice come la rete racconta eventi tragici o eventi, speriamo magari anche in futuro, più belli attraverso la rete. Un altro caso è una settimana scorsa il Toro è tornato in Serie A e quindi è stata la controfesta dei tifosi del Toro. Su Instagram abbiamo lanciato, abbiamo invitato i nostri lettori a inviarci delle fotografie, e tutte le fotografie poi raccolte su Instagram sono state pubblicate anche sul sito della stampa. Il risultato è che la fotogallery costruita attraverso le fotografie raccolte su Instagram è stata la fotogallery più vista in assoluto e il contenuto più visto in assoluto la settimana precedente nella sala stampa. Quindi per dire quanto anche i social network possono diventare delle fonti attraverso le quali andare a costruire anche contenuti innovativi, contenuti nuovi. Vediamo le tue slide, Maurizio.
Allora, difficile raccontarle tutte, provo a raccontarvi le più recenti. Innanzitutto la cosa che mi interessa dire è che il bello di alcune iniziative è l'interazione fra i diversi social, per cui il bello di utilizzare Twitter per fare live blogging, ma per portare tutta una serie di immagini che derivano da magari da Instagram, la parte video che si collega con il canale di YouTube che abbiamo dedicato ai diversi marchi e così via. Quindi è bella comunque questa interazione fra social network. Azioni fatte recentemente, calde, c'è per esempio la prima asta online fatta attraverso Twitter. Noi abbiamo messo all'asta una 500 America in edizione non numerata di più perché ce n'era una sola, era una 500 che avrebbe avuto anche il nome della persona che si sarebbe aggiudicata l'asta scritta sulla carrozzeria, e per poter partecipare all'asta l'unico modo era passare attraverso Twitter. Tutti i rilanci passavano attraverso Twitter e la persona che poi si è aggiudicata la macchina, tra l'altro una signora tedesca che poi è venuta un paio di settimane fa a Torino a ricevere ufficialmente la macchina, ovviamente l'abbiamo invitata ed è venuta appunto a Torino nella sede di Corso Agnelli, dove ha guardato la macchina, l'ha potuta apprezzare, abbiamo fatto un po' di... Ha verificato che ci fosse il suo Twitter name inciso. Esattamente. No, non era la Merkel, non ha partecipato all'asta per mancanza di fondi e niente, è stata molto contenta, è stato bellissimo, devo dire, ha detto invitatemi di nuovo. No, è stato molto divertente. I momenti di contatto con i consumatori, come diceva anche Antonella prima, sono straordinari e educativi, perché è la vita reale che sfonda le porte, no, del marketing, dove il consumatore era una cifra e adesso è una persona che viene a ritirare la sua macchina comprata su Twitter, certo. E che è emozionante. Ovviamente il mondo social ti mette in contatto diretto con gli utenti, quindi può essere straordinario in tutti i sensi, cioè in positivo e in negativo, e non dimentichiamo che è una voce che viene data al consumatore, che quindi può esprimere la sua opinione in tutti i sensi, di amore, di odio, di critica, di apprezzamento, e quindi non è sempre così facile, ovviamente, soprattutto per marchi come i nostri che hanno migliaia, milioni di utenti in tutto il mondo, ci sono momenti molto felici come quello della signora tedesca che viene a prendere la macchina e che poi condivide la sua esperienza e noi che la aiutiamo a condividere la sua esperienza su tutto i social network, ma ci sono anche poi momenti difficilissimi di critica. Fai una pubblicità, la metti su YouTube o sugli altri social network e ci saranno quelli che ti dicono bella, stupenda, fantastica, eccezionale, e quelli che ti dicono, in termini anche piuttosto rudi, che schifezza o peggio, evidentemente, oltre ovviamente persone che apprezzano il tuo prodotto, evidentemente persone che lo criticano in maniera altrettanto dura, quindi il che vuol dire per noi doversi preparare anche a questo tipo di reazione. Tra l'altro ti obbliga ai tempi dei social network. I tempi dei social network non sono i tempi della comunicazione tradizionale. Se io utente ti faccio una domanda oggi, o meglio adesso, mi aspetto ragionevolmente una risposta nel giro di mezz'ora, un'ora, non molto di più, e quindi il bisogno di adeguarci a questo. Tornando alle case history, sempre di super recente, è stato un doppio live blogging che c'è stato alla Mille Miglia, perché il live blogging di Fiat è stato fatto su una Fiat 8V direttamente da John Elkann e dalla moglie, che hanno partecipato direttamente, che hanno fatto il live blogging direttamente dalla Mille Miglia. E questo è bello perché comunque una cosa è qualcuno che ti racconta come sta andando la Mille Miglia
nel corso delle diverse tappe. E una cosa è un personaggio, per di più in questo caso anche un personaggio importante del gruppo, niente poco di meno che il presidente, che partecipa però in maniera normale, cioè era una partecipazione di un appassionato e che racconta ora per ora che cosa succede. E lo stesso anche su un Alfa Romeo, dove su un Alfa Romeo invece c'erano dei blogger. Una macchina era stata data dei blogger perché potessero raccontare la loro esperienza e quindi con il loro stile concreto e reale di quello che avveniva quotidianamente nella Mille Miglia. Altre cose, sempre a livello di live blogging abbiamo presentato recentemente la Flavia, che è il nuovo spider della Lancia, dalla Galleria del Vento, dove normalmente si testano le macchine, dove anche lì abbiamo fatto passare tutta una serie di immagini in anteprima attraverso i social, attraverso le immagini di Instagram, ma con dei blogger che sono stati invitati in anteprima a vedere la macchina e a poterne parlare direttamente. Tra l'altro qui si apre per esempio un altro grande discorso, i blogger e i giornalisti. La prossima per esempio, domanda che vi avrei fatto, infatti, anzi. Allora aspetto a parlarne. E poi altri esempi, ecco, per esempio la J-Challenge. La J-Challenge è un'operazione di Jeep che ha messo insieme tutti i social network. Tu ti iscrivevi, partecipavi a tutta una serie di prove, queste prove prendevano sicuramente tutte le tue informazioni da Facebook e ti permettevano di giocare, ma poi il gioco passava attraverso i diversi canali, i canali social, e anche questo ha avuto, devo dire, una bella partecipazione. 80.000 pagine viste, 35.000 visitatori, vabbè, non sto a dirvi queste cose. Le cito perché da un lato sono dei numeri importanti per il mondo social, dall'altro è sempre molto difficile fare in modo che queste operazioni esplodano, perché per quanto possano essere belle, un po' come diceva Antonella prima, ho fatto una bella operazione, ma d'altra parte questa operazione l'avevano già fatta altri. Quindi emergere da questo enorme proliferare di operazioni è sempre più difficile, per cui, quello che dicevo al mio intervento precedente, devi avere veramente la forza e i contenuti per poter emergere. Devo dire che tutte queste operazioni però hanno sicuramente un seguito molto interessante se lo si guarda in ottica di target mirati, cioè certe operazioni, per esempio la Mille Miglia, appunto, che citavo poc'anzi, hanno un grande seguito mirata su persone che evidentemente hanno un grande interesse sviluppato in quell'area. Quindi per esempio tutta la passione per l'heritage storico delle macchine con un grande passato dietro le spalle è dedicato a tutte quelle persone che lo seguono e che poi scelgono quei marchi che hanno veramente un passato importante. Quindi quelle 80.000 persone che hanno seguito l'operazione sono allo stesso tempo poche o tantissime se nel secondo caso lo si guarda in termini di persone che hanno quel tipo di passione e che seguono quei determinati marchi perché sono marchi che hanno un passato molto molto importante. Quindi ad ogni social network anche la passione giusta e il modo di trattarlo, quindi il modo di affrontare quel determinato argomento con il mezzo o il social che è più adatto. Comunque, una cosa importante, per noi aziende i social sono una forma di comunicazione, ma non dimentichiamo una forma di compartecipazione. Solo così, secondo me, possiamo utilizzare davvero i social. Se lo viviamo solo come una vetrina, siamo rovinati. Grazie. Vi faccio un'ultima domanda, poi lasciamo spazio, magari, se ci sono delle domande da parte del pubblico.
allarghiamo un po' la prospettiva, no? Parliamo di social media, abbiamo parlato moltissimo, quasi esclusivamente di social network, che sicuramente sono la connotazione principale, però la definizione di social media è gli spazi dove i contenuti sono prodotti, gestiti, generati, regolati, ordinati da parte degli utenti, no? È un scenario un po' più ampio di Facebook, Twitter, Pinterest e quant'altro. L'impatto sui media, sulla comunicazione è dato anche dai forum, che ci dimentichiamo perché sono lì da 20 anni, ma che sono ancora solidissimi in certi aspetti, è dato dai blog, è dato da YouTube, è dato da una serie di spazi che hanno tutti una caratteristica comune. Le regole del gioco, diciamo, a parte i terms of service, ma gli equilibri li fanno di fatto gli utenti, non sono spazi broadcast dove ci sono degli editori, ma sono spazi dove ognuno di noi parte più o meno a darmi pari con quelle degli altri. In questo scenario mi interesserebbe capire, e penso sia interessante sentire da voi, i rapporti e le relazioni che hanno le vostre aziende, il punto di vista che hanno le vostre aziende rispetto al mondo, chiamiamolo, dei blogger, cioè delle persone che sono particolarmente attive in questi spazi. Non mi interessa che abbiano un blog, che non abbiano un blog, ma esistono, no? Esiste una gerarchia di presenza sui social media. Forrester Research ha fatto la Social Technographics Ladder mettendo in alto i cosiddetti creators, no? Chiamiamoli come vogliamo, le etichette lasciano un po' sempre il tempo che trovano, ma mi riferisco a una fascia di persone piccola, che sarà l'1% della popolazione, che però ha una risonanza notevole, perché scrive, perché ha un blog, perché ha 5, 10, 20, 30 mila follower su Twitter, dei numeri, no, pari al resto del Carlino, una persona individuale che magari nella vita fa il veterinario, dico per dire, no, però ha una capacità, ha una voce che si è creato, che spesso è significativa. In alcuni casi sono singoli individui che sono più potenti dei brand o degli editori, no, come capacità di far viaggiare un messaggio. Allora, che cosa state facendo con il blog, o che strategia sono, ma qual è il punto di vista politico, chiamiamolo così, dell'azienda verso i blog? Come sono visti? Come si pensa di stabilire con loro delle relazioni? Parti tu, Antonella. Ok, prima di tutto mi aggancio a quello che dici, sono potentissimi, quindi li guardiamo con rispetto, poi chiaramente ci sono quelli che hanno più seguito, quelli meno, quindi... Perché sono potenti? Perché tutti noi, nel grande e nel piccolo, siamo influenzatissimi da quello che è il passaparola, di quello che ci viene raccontato. Quindi se qualcun altro si fa carico di dare un messaggio positivo su un'azienda, su un prodotto, su un servizio, è chiaro che ha una credibilità ancora più forte di quello che può avere l'azienda direttamente. È la stessa relazione che c'è tra se io prendo una rivista, tra quello che è l'annuncio pubblicitario o l'articolo che scrive un giornalista. Quindi il passaparola è fondamentale e i blogger sono dei generatori di passaparola con alta credibilità. Quindi noi abbiamo iniziato ad approcciarli, devo dire recentemente, direi che sono 2 anni, facendo delle azioni di contatto di questi blogger, invitandoli agli eventi, raccontandogli delle cose, ma chiedendo anche chiaramente il loro parere. Quindi li abbiamo usati sia per... li abbiamo invitati a raccontare delle nostre cose, ma chiaramente a dare il loro contributo. Questo abbiamo fatto molto utilizzando Twitter, ma comunque sempre di più stiamo inserendo, quando facciamo le conferenze stampa, stiamo inserendo i blogger all'interno dei 3 giornalisti. Questo tu lo sai bene. Quindi e per tante attività, pensando ad esempio a Grey Goose, non so se la conoscete, una vodka che sta nella fascia, diciamo, una vodka di lusso. Ad esempio sappiamo che ci sono dei blogger che la bevono, quindi li abbiamo contattati. C'è un equilibrio molto molto sottile da tenere, perché bisogna fare le cose cercando di essere veramente autentici e credibili e non di diventare invasivi e smaccatamente commerciali. Quindi avere rispetto della libertà e della libertà di espressione e di parere che loro possono avere. Quindi noi gli portiamo dei contenuti sperando che poi generino interesse, anche perché molti di questi sono
presi, contattati da tanti, quindi certo. Anche loro sono nella... Quindi il passaparola, diciamo, l'elemento, il nodo. La credibilità, poi ci torniamo, facciamo parlare loro, perché è un punto molto importante sì. Che hai toccato. Sentiamo per un editore qual è la relazione con il mondo dei blog. Allora, noi abbiamo un rapporto un po' di amore e odio nei confronti dei blogger, perché comunque il giornale è tale nel momento in cui è autorevole e nel momento in cui dà ordine al fiume di informazione, di notizie che noi tutti viviamo, siamo sommersi dall'informazione. Oggi fare un giornale vuol dire non tanto reperire l'informazione, ma quanto ordinare l'informazione e dire ciò che è vero e ciò che è falso. Non so se vi ricordate qualche mese fa, quando su Twitter era partito un tam-tam sulla liberazione di quell'ostaggio italiano in Africa, che poi è una bufala. Praticamente nel giro di un'ora o due su Twitter è partito un fiume di post che esultavano per la liberazione di questa ragazza. Peccato che la ragazza poi fortunatamente è stata liberata dopo un mese, dopo due o tre settimane, neanche un mese, però in quel momento è stata una bufala. Alcuni giornali hanno ripreso questa notizia e l'hanno andata per certa. In un mondo in cui l'informazione è talmente veloce e globale, e guardando quel manifesto in cui possiamo leggere tacete che il vostro silenzio affretterà la vittoria, fa un po' sorridere, perché nel momento in cui noi viviamo continuamente nell'informazione, in cui da tutti noi, da chiunque noi, attraverso un post o attraverso i nostri gruppi di amici può partire un'informazione, una notizia anche magari falsa come quella che ho appena raccontato, sempre di più un giornale diventa importante. Come dicevo prima, nel mio primo intervento, il giornale deve ripensare il proprio ruolo, deve un po' ridefinirsi. Ci deve essere questa continua dialettica, questo continuo rapporto fra i social network. Giustamente Marco prima evidenziava social media, nel senso che il mondo dei social network diventa un produttore di contenuti. Però chi è che certifica questi contenuti? Chi è che verifica l'attendibilità di questi contenuti? Questo processo deve essere del giornale e sempre di più il giornale dovrà avere questo ruolo. Quando prima parlavo di Storify, non è che noi nell'oggetto Storify che abbiamo creato oggi abbiamo preso tutti i contenuti sul terremoto. C'è un giornalista che ha fatto una selezione dei contenuti trovati sulla rete. La selezione, la verifica, in un mondo in cui il problema non è tanto l'informazione, ma capire la validità dell'informazione, un giornalista e un giornale, secondo noi, avrà sempre più un ruolo importante. È interessante, passo la parola a Maurizio, è interessante il tema della credibilità che è visto da due angoli diametralmente opposti, cioè tu, Antonella, percepisci i blogger come soggetti portatori di credibilità, giustamente rispetto al tuo advertising, no? Alla tua comunicazione, in cui tu dici, beh, se far passare un racconto, un passaparola su Martini, sui nostri prodotti, attraverso delle voci spontanee, è una cosa che viene percepita dalle persone come più credibile ed è così, no? Ma questo stesso passaparola visto da loro viene percepito come, ma è chiaro che siete radicalmente diversi nel vostro business, no? Viene percepito come non mancante di credibilità, ma come necessitante di un intervento per dargli una credibilità giornalistica di cui la comunicazione e il marketing non ha bisogno. Allora è stato veramente interessante mettervi vicino, perché dà uno spaccato dove adesso Maurizio ti ci metto in mezzo e ti dico, allora, un ufficio stampa, una parte comunicazione, un digital marketing di una multinazionale che fa automobili, dove la credibilità è importante, perché consumerà davvero così, sarà fatta davvero così, la prendo, mi posso fidare, sarà comoda, sarà scomoda, l'opinione, la decisione d'acquisto, Google, se non sbaglio, ha
pubblicato una ricerca dove ha stabilito che il 47% degli acquirenti di un'automobile prende la decisione informandosi su internet. Allora, sono credibili o hanno bisogno di una certificazione? Come vive Fiat, che è un prodotto così complesso, importante, e tutte le sue marche, il rapporto con i blogger? Allora, scusa la domanda. Sicuramente, sicuramente il blogger può dare una certificazione. Il problema è, il blogger stesso ha una certificazione esso stesso, è ovvio che la sua certificazione se la guadagna sul campo, e non sempre è facile essere d'accordo con questo tipo di certificazione. Allora, nel corso degli anni è chiaro che il nostro ufficio stampa ha spesso visto i blogger come il fumo negli occhi. Il fumo negli occhi perché erano persone che in qualche modo potevano rischiare di bruciare delle notizie, primo. Secondo, a volte di parlare e dare dei commenti in assenza di informazioni oppure di limitate informazioni, e quindi con il timore di dare informazioni sbagliate. Io per esempio ho un atteggiamento pragmatico nei confronti dei blogger, nel senso che mi piace interagire con i blogger, mi piace interagire con i blogger seri, gli diamo uno spazio in taluni casi importante. È ovvio che mi piace cercare di avere una sorta di certificazione di questi blogger, una loro credibilità, perché possano essere credibili quando diranno delle cose in positivo o in negativo dei nostri marchi. Perché dico questo? Perché non dimentichiamo che nel mondo digitale la ricerca della notorietà digitale è molto forte. Da parte di tutti. Citavo prima Facebook, no? Ognuno di noi posta delle cose su Facebook che vengono più o meno likeate, apprezzate, oppure no. Io mi rendo conto che ci sono delle persone che il numero di like se lo va anche un po' a cercare. E anche i blogger se li vanno un po' a cercare, le interazioni, i commenti, i like, a seconda del social che utilizzano, e sanno bene come fanno i grandi comunicatori che è più facile avere consenso, o meglio seguito, se sono molto critico piuttosto che positivo nei confronti di un certo evento, una certa situazione o un certo marchio. Quindi bisogna dividere, secondo me, fra i blog credibili e obiettivi e i blogger invece che vanno alla ricerca ossessiva della critica, perché sanno che la critica probabilmente fa più parlare e discutere, e parlare e discutere vuol dire creare seguito e quindi notorietà autonoma del blogger stesso. Quindi, non a caso prima citavo dei casi dove i blogger sono coinvolti in fasi iniziali addirittura del lancio di un nuovo modello, citavo prima la Flavia nella Galleria del Vento, oppure la partecipazione addirittura attiva come live blogging dalla Mille Miglia. Però è chiaro che noi seguiamo un po' l'attività di questi blogger e cerchiamo di capire chi poi nel giorno in cui farà una dura critica sarà molto credibile, perché sappiamo che ci ha colti in fallo ed è giusto che sia così, e ci darà una mano a seguire quel determinato elemento e quella determinata criticità e ci aiuterà addirittura a risolverla. Un po' meno nei confronti di quelli che ci giocano un po' sulla critica. Altro esempio, il CMO di gruppo Fiat, che è il mega capo galattico della comunicazione del mondo, adesso si è abituato a fare uscire una campagna pubblicitaria e il giorno dopo a guardare i commenti su YouTube. E lì lo vedi, no? Lo vedi che lì c'è di tutto un po'. Ci sono quelli che criticano dando una critica concreta, chi critica
o apprezza e lo vedi sull'onda dell'entusiasmo, quindi sull'entusiasmo anche critico, e va tutto molto bene. Ci sono poi quelli che ci marciano, un po', allora questi che sono dei desiderosi di diventare blogger, che giocano un po' diciamo sulla pelle dei marchi, ecco, questi mi piacciono un pochino di meno. Ai giornalisti, al nostro ufficio stampa, diciamo che i blogger fanno sempre un po' paura e li guardano sempre ancora adesso un po' con sospetto, ma d'altra parte, credo un po' anche grazie alla mia area, adesso cominciano a lavorarci insieme. Ovviamente parliamo dei blogger seri. Beh, intanto che facevamo questo discorso sui blogger, Marco mi stava facendo vedere che la stampa ha rilanciato un articolo che racconta la mobilitazione online su Twitter e su Facebook per chiedere la sospensione della parata del 2 giugno a favore del terremoto. Quindi Vox Populi Vox Dei, si diceva una volta, no? E di fatto forse questa è la materializzazione di questa cosa sotto i nostri occhi, dentro i nostri telefoni, in contemporanea. Sicuramente con la necessità, no, di un ruolo di certificazione che secondo me devono avere l'ANSA e i giornali a proposito di fake clamorosi. Io ricordo sempre il caso dell'account Twitter finto del ministro Corrado Passera, che è partito nei giorni del nuovo governo, ha commentato su Twitter il primo consiglio dei ministri con un tweet che diceva la catastrofe incombe, dobbiamo organizzarci, e sono uscite un AGI, un ANSA e un titolo di apertura del TG7 dicendo sarà una catastrofe, lo ha detto il ministro Passera su Twitter, con 2-3 milioni di persone che secondo me quella sera si sono rigirate nel letto preoccupate per la catastrofe che incombeva, che era una fregnaccia, diciamo, colossale. Però ecco, quindi i blog non sono solo, sono anche qualcosa che vi fa la notizia, non so come dire, a cui date una certificazione. Ma in realtà, e sono, beh, una voce. Abbiamo parlato che, anche di cose brutte, parliamo anche di cose belle, perché la rete fortunatamente ci sono anche cose molto divertenti, molto simpatiche. Noi recentemente, l'8 maggio, in occasione della festa della mamma, abbiamo aperto un nuovo canale dedicato alle mamme sotto la stampa. Proprio guardando un po' il mondo dei blogger, ci è piaciuto creare un canale che fosse un po' una contaminazione fra un lavoro editoriale dei nostri classici giornalisti e quello di utenti che vengono dalla rete. Ecco perché abbiamo selezionato due mamme internaute e le abbiamo rese protagoniste all'interno dell'offerta editoriale del nostro canale. Abbiamo trovato una mamma di Torino, molto brava a fare dei lavoretti per i propri bambini, e abbiamo creato una sezione in cui settimanalmente questa mamma spiega come fare dei lavoretti, dei giochi con i propri bambini, che attraverso le photo gallery che lei si crea andiamo a spiegare anche idee creative molto belle. Ma forse la cosa più bella è questa mamma di Monza, emigrata a Los Angeles, che col suo piccolo bambino arriva a Los Angeles e va in un supermercato, cerca di comprare materiale per fare le pappe a suo bambino e non trova materiale per fare le pappe al suo bambino. Chiede alle mamme americane, ma voi come fate a cucinare le pappe ai vostri bambini? Ah, boh, sono omogenizzati, prendi questo, usa quello. E quindi lei ha detto, ma perché non provo a fare dei video in cui io spiego alle mamme americane come si fanno, come si preparano le pappe ai propri bambini? Quindi ha fatto un video, l'ha caricato su YouTube, grande successo, è stato un video, adesso non mi ricordo più quante migliaia di visualizzazioni ha avuto in America, l'abbiamo scovata, qui mi hanno detto, dai, fallo anche in Italia, prendi questo tuo programma che ha chiamato Buona Pappa, proprio in italiano, anche in America, e lei settimanalmente si mette davanti una telecamera e fa vedere, propone delle ricette pensate proprio ai propri bambini. Questo è anche bello perché, che siano lavoretti, che siano le ricette dei bambini, che siano filastrocche di un altro blog che abbiamo trovato, è un po' come dicevo prima, sono sì dei contenuti che arrivano dalla rete, che noi controlliamo, abbiamo certificato, che abbiamo pubblicato. Quindi il fare un giornale non è più un lavoro di un giornalista che sta nel suo ufficio o che va in giro e trova delle informazioni, ma è una contaminazione di contenuti che nascono dalla rete, di personaggi che si inventano cose carine, cose simpatiche dalla rete e che vengono approvate, selezionate e pubblicate all'interno di un quotidiano come la stampa. La digital curation, the web is what you make of it, ci torna il messaggio che ci dava Google, cioè internet è quello che ne facciamo, che ne fate, che ne state facendo in qualche modo. Per cui io vi lascerei voi con questo senso di responsabilità e non so se
Qualcuno di voi ha una domanda da fare ai nostri ospiti? Abbiamo ancora qualche minuto. Prego, ti diamo... Allora, mi incuriosiva... troppo forte. Il discorso che faceva forse il dottor Spagnuolo, sì, sugli effetti anche negativi dei commenti o appunto della presenza sul social network. In particolare mi viene in mente l'esempio della pagina Facebook della GTT. Non so se ci siete mai capitati, ma a me qualche volta viene da scrivere dei commenti, poi ci penso e mi viene l'imbarazzo per chi la gestisce. Effettivamente in quel caso, visto che ci sono solo insulti, non so, mi chiedevo se è opportuno mantenerla o è meglio chiuderla, secondo voi? Provo, mi metto nei loro panni, se voglio migliorare il servizio sicuramente mi conviene... E posso farlo, mi conviene tenerlo perché ho delle informazioni fondamentali che magari difficilmente riesco ad avere dai dipendenti. Se non posso far niente, cioè bisogna vedere perché l'hanno aperta. Cioè, nella logica di migliorare il servizio la terrei perché comunque è un canale di comunicazione fondamentale. Mi aggancio a questo per dire una cosa. Per i consumatori oggi è interessante e anche in qualche modo accattivante riuscire a entrare in contatto con delle aziende che una volta erano solo dei loghi, delle entità, dei prodotti, quindi poterle contattare è una cosa che alla gente piace, ma anche a me piace sentire che una relazione con delle marche che a me piacciono molto. Ma anche per le aziende è molto bello, entusiasmante avere il contatto diretto col consumatore. Quindi è una, secondo me c'è dell'energia che va nei due sensi. Io devo dire che quando ad esempio abbiamo fatto Chi Sarcasti, tutti scrivevano, io avevo un sacco da fare, non vedevo l'ora di andare a vedere che cosa scrivevano, quindi è veramente una relazione a due, quindi dipende questi della GTT anche in che logica hanno aperto, perché se poi stanno blindati nel loro appunto ufficio e non cambiano nulla, forse farebbero meglio chiuderla. Ah, ecco, quindi probabilmente qualcuno gli avete detto, dovete andare su Facebook, ma probabilmente c'è un cambio culturale che devono fare anche all'interno nell'andare poi a leggere, a capire, a rispondere in modo adeguato e cambiare delle cose. Quindi questo secondo me è un esempio di come essere sui social network non è solo fatto di comunicazione, ma veramente di cultura aziendale. No, io effettivamente è così, nel senso che per tenerla solo per raccogliere insulti evidentemente è assolutamente inutile. È chiaro che ci sono dei prodotti, dei brand, dei servizi che si prestano di più a prendere insulti. Questo è inutile nasconderlo. Forse una buona vodka è più facile che prenda magari più commenti positivi che non un bus che non arriva, che non passa e non passa mai. È ovvio che se non c'è azione e reazione è veramente inutile e addirittura a quel punto è davvero controproducente, perché allora è solo un modo per raccogliere brutte parole, diciamo così. Io aggiungerei due piccoli elementi a questa domanda. Scusa. Noi abbiamo avuto un caso venerdì scorso dove un nostro giornalista ha pubblicato un articolo sulla vivisezione, tema molto, molto delicato, e ha cercato di raccontarlo dal punto di vista scientifico, facendo vedere quanto è importante la vivisezione ai fini della ricerca medica. È stato un articolo pubblicato su Tutto Scienze e poi pubblicato anche online, e online ha innescato un dibattito fortissimo fra chi era a priori, a prescindere da qualsiasi importanza medica, contro vivisezione, e chi, pochi, cercavano di giustificare, spiegare, motivare il perché la vivisezione comunque è una pratica importante per tutti noi.
il giornalista che ha scritto questo articolo inizialmente era inorridito da questo dibattito, non voleva assolutamente mettersi sul piano di questa discussione, non voleva aprire un dialogo con questi lettori che commentavano. Un po' alla volta siamo riusciti a convincerlo e lui stesso poi ha risposto ai commenti che riteneva comunque più importanti. E alla fine era contento, nel senso che anche nel confronto con chi ha fortemente criticato il suo lavoro, alla fine ha avuto degli spunti e delle riflessioni più che corrette. Cioè, quello che è difficile fare per tutti noi, comunque, è confrontarsi anche con delle critiche, confrontarsi anche con delle osservazioni molto negative. Però se uno, giustamente, come diceva anche prima Maurizio, se non c'è un dialogo, se non c'è interazione, non fare internet, non sfruttare i mezzi digitali che si fondano sull'interazione. Purtroppo tante volte è un passaggio culturale generazionale, però deve essere fatto. Io aggiungerò due cose su questo tema dei trasporti, che poi a me sta particolarmente caro. Abbiamo seguito anche tutta la comunicazione digitale di Area C sui social media a Milano, che come potete immaginare ha fatto discutere abbondantemente. Primo, mi sembrano poco furbi, perché tipicamente la problematica, non conosco nello specifico l'azienda trasporti torinese e i suoi problemi, ma faccio fatica a pensare che siano più complessi di quelli di Milano, particolarmente diversi. Credo tipicamente il lamentato che circola online, che circola sui social media, su Twitter, su Facebook, rispetto alle aziende di trasporto, siccome cosa facciamo? Arriviamo alla fermata, apriamo il telefonino, è in ritardo, non arriva, aspetto, c'è coda, è pieno, no? In qualche modo. Allora, mi sembrano anche poco furbi, nel senso che basta mettere qualcuno alle 6 di mattina che dice, siccome lo sanno, perché l'IT e i database di tutte le aziende di trasporti sanno esattamente dove sono i mezzi, dove hanno i ritardi, mettiti tu su Twitter a dire, ci scusiamo con i passeggeri di Porta Palazzo, ma avremo 10 minuti di ritardo, e vedrete, diranno, ah, grazie addirittura, no? Quindi girare la faccenda è abbastanza facile, non so come dire, quindi il problema secondo me non è se deve essere aperto o deve essere chiuso, ma è che mi sembrano un po' poco svegli su questo punto, se posso, ma parlo senza conoscere il caso specifico. Dall'altro, che senso avrebbe chiudere la pagina? Sono d'accordo, apri la gestisci, ma poi il problema non è la pagina in sé, ma in generale chiudere uno spazio perché si ricevono tante critiche è un po' come mettere la testa, nascondere la polvere sul tappeto, mettere la testa nella sabbia. Il problema non è che ti critichino sulla pagina Facebook, il problema è che il tuo prodotto non funziona o che c'è un problema per cui la gente si lamenta, e si lamenta dovunque trova uno spazio, sulla tua pagina, sui forum, su Twitter, quant'altro. Se tu chiudi la tua non è che non si lamentano più. Ma si lamentano dovunque, quindi, come dire, è casomai un prezioso indicatore, come diceva Antonella, per avere informazioni in più e andare a intervenire, no? Facciamo un'ultima domanda, sì. Sì. No, no, certo, appunto, ma è quello che diceva anche Antonella, sono i tuoi clienti, quindi sono informazioni preziose. Poi tipicamente le aziende di trasporto sono pseudomonopoliste, no? Per cui tu dici non prendo più i mezzi, mi muovo con l'automobile, ma non è un'equazione così facile da fare, no? Cioè chi si muove con i mezzi ha probabilmente quella necessità, quindi c'è un po' il residuo, se vogliamo, di un paese, insomma, ci siamo dentro, fatto di tanti monopoli, di tante strutture pubbliche dove non c'era una cultura di mercato e di concorrenza, no? In qualche modo. E sicuramente non mi sorprende che questi casi che citate vengano da strutture che storicamente portano quella cultura lì, o pigli l'autobus o pigli l'autobus, non so come dire, no? Però credo che internet in questo sia molto salutare, cioè faccia venire a galla il mondo moderno sostanzialmente, no? Va bene, io vi ringrazio, farei un applauso per i nostri ospiti che ci hanno raccontato la loro esperienza e anche per l'organizzazione del festival e alla Ferpi Piemonte Eliana. E arrivederci al prossimo appuntamento con le Digital Relations, il prossimo anno, appuntamento fisso, confrontarsi sulle Digital Relations al Digital Festival. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.